il doppio delle riserve disponibili lo scorso anno nel medesimo periodo. È questo il valore attuale dell'acqua in Lombardia, pari a circa 1,32 miliardi di metri cubi. La situazione rispetto all'anno precedente è sicuramente molto meglio. Pensiamo che in questo periodo, l'anno scorso, avevamo un deficit idrico intorno al 60%, 55-60%. Oggi, rispetto ai riferimenti storici 2006-2020, siamo sotto del 20%, quindi una situazione oggettivamente molto diversa. Ma devo dire che ci siamo anche preparati molto, visto l'esperienza dell'anno scorso, e quindi abbiamo fatto una gestione cautelativa durante tutto l'inverno che ha permesso, nelle fasi importanti, di riempire i laghi, e queste manovre, diciamo, hanno agevolato quella che è la stagione irrigua, che oramai volge al termine, ma che indubbiamente è molto migliore rispetto a quella che abbiamo vissuto l'anno scorso. Per la particolare situazione del lago di Como, ha rimarcato Sertori, si è reso necessario coinvolgere anche per quest'anno i gestori degli invasi idroelettrici al fine di sostenere le portate in ingresso al lago e quindi i livelli del lago stesso, sostegno che è stato garantito fino alla fine di luglio con 4 milioni di metri cubi al giorno. La collaborazione tra chi gestisce gli invasi a monte, chi deve gestire la regolazione del lago e chi utilizza l'acqua a valle del lago, diventa assolutamente fondamentale e noi lo stiamo facendo con questo tavolo di coordinamento forte della Regione Lombardia che effettivamente è stato preso addirittura per esempio anche dall'autorità di bacino, quindi insomma da parte di tutto il nord Italia, ma ce lo stanno guardando anche il centro al sud perché ha dimostrato di funzionare. Tutti abbiamo capito che l'acqua non è un bene infinito, ma è un bene assolutamente essenziale per tantissimi utilizzi plurimi e quindi bisogna gestirla con parsimonia.